Splendido viale, serio pericolo denunciato da anni e senza che nulla sia stato fatto per evitare il peggio, sinora evitato solo per casi fortunati. A Fossa Cesia il viale che raggiunge l'abbazia di San Giovanni in Venere è a rischio, con decine e decine di pini e cipressi che necessitano di controlli e manutenzione, potatura, verifiche. Ed ecco che alla prima seria ondata di maltempo e di forte vento si è sfiorata la tragedia. Una segnalazione ha messo in allerta la polizia municipale. Un enorme cipresso si è inclinato, minacciando la sede stradale percorsa da auto e scuolabus, visto il villaggio degli studi distante non più di 100 metri. Transennata l'area, dopo meno di un'ora l'albero è caduto, un esemplare enorme. Era passato da poco? Un minuto, 30 secondi, tempo di... L'avevo già segnalato stamattina, ma anche alla provincia. Recenti report della Polizia Municipale e dei tecnici comunali pochi mesi fa hanno indotto l'amministrazione a chiedere di nuovo l'intervento della provincia proprietaria della strada e degli alberi. Alcune conifere che costeggiano la strada che conduce all'antica abbazia non offrono più infatti garanzie di sicurezza, mettendo a rischio l'incolumità di quanti si trovano a percorrerla e spesso si sono verificate cadute di rami, mentre le radici hanno divelto la pavimentazione dei marciapiedi. Sinora non si muove foglia, però cadono invece i cipressi. L'assessore alla viabilità Giovanni Finoro. Se passava un pedone, un'auto, veramente ci scappava il morto. Veramente abbiamo evitato il peggio questa mattina. Un albero enorme. Un albero enorme, appunto dalle immagini di questa mattina, era già in pericolo e abbiamo immediatamente messo in tratto, in sicurezza questo tratto di strada. E questo sono